Clamoroso, ragazzi, clamoroso Leverkusen. Stava uscendo la pazzia, stava uscendo la cosa che nessuno si aspettava. Però, e io godo per quel calciatore, perché Mancini, sapete tutti che personaggio è, che giocatore scorretto è. Quindi godo che Mancini abbia fatto questo errore qua. La Roma ha fatto la partita che nessuno si aspettava, fa due gol su due calci di rigore, la ribalta. Però, ragazzi, questo è un Leverkusen che vedi fino al 90, le partite non le perde, non le perde. L'Atalanta gioca bene, che ha strapazzato il Marsiglia, ma in finale io vedo leggermente favorito il Leverkusen, perché il Leverkusen c'ha quella cosa che alla fine la partita non la perde. Sicuramente nessuno si aspettava che la Roma ribaltava due gol all'Leverkusen. Poi l'errore, e ripeto, godo perché Mancini è quello che si merita, perché Mancini è un giocatore scorretto. Non dimentichiamo tutte le porcate che ha fatto Mancini. Io ricordo ancora lo scorso anno quando provocò Moise Kean, io da Juventino godo, ma non mi venite a fare la morale perché non me ne fuori con cazzo. Da Juventino godo che Mancini per colpa sua ha fatto uscire la sua Roma. Detto questo, sarà una finale Atalanta-Leverkusen. Ripeto, per me Leverkusen leggermente avvantaggiato, ma non perché gioca meglio, perché l'Atalanta gioca a pallone e io il 15 la finale non lo so. Non lo so, ma il fatto che Leverkusen c'ha quella cosa che alla fine non perde le partite mi dà quella cosa che secondo me ha qualcosa in più. Comunque sarà sicuramente una bellissima partita e ripeto, per l'uomo, godo per Mancini, perché lui è un uomo di VIP. Detto questo, vi mando un abbraccio e fino alla fine.